Cavalli e cavalieri nella polvere non succede solo nei film. In un maneggio di Todi è partito un esperimento a base di pneumatici riciclati. Un vantaggio si nota immediatamente: la miscela tra graniglia di pneumatici e la sabbia non solleva tanta polvere, quando invece normalmente, se non piove, è necessario bagnare l'area per lo sgambamento o il dressage dei cavalli. Quello della polvere non è un problema da poco, tanto da essere rappresentato comunemente pure nei cartoni animati, eppure in tutte le scene western con i cavalli. La salute dei cavalieri e dei cavalli, la riduzione dell'impatto ambientale e, non ultimo, un vantaggio economico. Il centro ippico di Vasciano di Todi è tutto questo, è il punto di incontro tra lo sport, la sostenibilità ambientale e la ricerca scientifica. Esiste sempre più un'attitudine al riciclo delle materie prime e seconde, e quindi noi ci stiamo impegnando fortemente per il trattamento dei pneumatici fuori uso, quelli che si generano quando si sostituiscono i pneumatici. Sono 250.000 tonnellate che ogni anno si generano in Italia e che, se opportunamente trattate, trasformate e lavorate in impianti ad hoc, generano materie prime e seconde idonee per tante applicazioni, tra cui questa nello sport, molto interessante. Presentiamo al movimento sportivo, al sistema sportivo, al mondo sportivo un'impiantistica sostenibile, quindi un'impiantistica che guarda assolutamente, mette l'attenzione su quello che è la nuova visione e la rigenerazione degli impianti. Attenzione quindi a molti aspetti del rapporto tra sport, ambiente e rispetto per gli animali, in questo caso i cavalli. Partecipa infatti al progetto anche l'Università di Perugia con il Dipartimento di Veterinaria, che studierà i vantaggi di questa soluzione per il benessere degli animali. Nel rapporto con gli animali noi abbiamo, come dire, un approccio sicuramente di salvaguardia, di attenzione, di benessere, di un rapporto che non guarda allo sfruttamento dell'animale nel rapporto con la persona, ma invece crea empatia e attraverso questa empatia costruisce anche percorsi, come nel caso delle attività equestri, anche su un terreno per esempio della disabilità, della riabilitazione e quindi anche di una riabilitazione sociale delle persone nel rapporto con gli animali. Solo un beneficio economico. In questo caso è stata realizzata una miscela tra sabbia e pneumatici. Sì, io direi che il beneficio economico non l'abbiamo assolutamente preso in considerazione, può essere una conseguenza. Il vero beneficio è mettere a disposizione un materiale pregiato in applicazioni in cui l'apporto di questo materiale genera un grande beneficio. Ovviamente combinando i vari materiali, per cui in questo caso ad esempio la sabbia tradizionale con la gomma granulata.